tutto pronto per il ritorno degli AC/DC che fanno tappa alla RCF Arena di Reggio Emilia per l'unica tappa italiana del Power Up Tour Europe 2024. E io sono qui per raccontarvelo. Vieni con me, andiamo a Campovolo. Sono Corrado Parlati e questo è mentisommerse.it, un luogo dove ti racconto le storie più belle legate al mondo della musica. E lungo la strada vale la pena ricordare che quest'anno, oltre 50 anni di una carriera straordinaria in pieno rock and roll, ricorrono i 40 anni dal primo concerto in Italia degli AC/DC 5 settembre 1984 allo stadio di Nettuno. Gli AC/DC avevano già tenuto diversi concerti in Europa fin dal Lock Up Your Daughters Tour del 1976, ma l'Italia non era mai stata inserita nel loro giro del mondo, perché ce lo spiega in un'intervista il loro manager dell'epoca, Peter Mensch. La band non voleva rischiare di fare la fine di Led Zeppelin, Santana, Lou Reed, i cui concerti furono interrotti per motivi di ordine pubblico. Grazie per il
Forza Azzurro, forza rock and roll, sei che dai fa. E siamo quindi giunti al termine di una serata indimenticabile, una notte in cui gli AC/DC hanno scritto l'ennesima pagina di storia del rock and roll. Brian mantiene intatto il suo carisma e poi c'è Angus che con indosso la divisa da scolaretto sembra ancora un ragazzino.